Buongiorno, benvenuti al webinar di oggi, che è il sesto webinar di questo primo ciclo formativo-informativo. Questi webinar rientrano nel progetto Delivery Unit nazionale che il Formez gestisce per il Dipartimento della Funzione Pubblica. Anche se con oggi si chiude questo primo ciclo, noi stiamo provvedendo alla programmazione di ulteriori incontri per il mese di marzo. Il webinar di oggi prenderà in esame il nuovo procedimento amministrativo e sarà presentato dall'avvocato Maria Stefania De Rosa. Le regole sono quelle che oramai avete imparato, quindi per portare il vostro contributo ai lavori della giornata e per porre domande alla relatrice, vi invito a scrivere nella chat qui dove ci state lasciando il vostro buongiorno. Provvederemo poi a sottoporre le domande all'avvocato De Rosa e poi lasceremo l'ultimo quarto d'ora dei lavori della giornata alla risposta delle domande. E nel pomeriggio avrete a disposizione la registrazione e le slide che stiamo presentando oggi e probabilmente domani avrete attestata la presenza così da poter entrare nell'area i miei eventi, compilare il questionario di gradimento e scaricare l'attestato di iscrizione al webinar di oggi. Detto questo, siamo già a un numero significativo. Invito l'avvocato De Rosa a collegarsi così da poterle passare la linea. Eccola, la vedo, buongiorno, benvenuta. Auguro a tutti buon lavoro, io resto in back, quindi per qualsiasi cosa scrivete in chat, anche per problemi tecnici, e proveremo a risolvere. Buon lavoro. Grazie, grazie, buongiorno a tutti, benvenuti al webinar odierno che, come anticipato, avrà ad oggetto un tema molto ampio che è quello del procedimento amministrativo, ma che noi tratteremo dal punto di vista delle modifiche recenti avvenute sui termini. Le modifiche sono rilevanti perché incidono su un aspetto che è rilevante ai fini della conclusione del procedimento e quindi al fine del buon esito delle attività amministrative. Quindi sicuramente accogliamo positivamente questi interventi. In alcuni casi sono stati anche interventi che hanno recepito esigenze anche concrete, quindi non parliamo molto spesso di principi giuridici molto astratti, ma come vedremo, per esempio con riferimento al silenzio assenso, si è cercato anche di andare incontro ad esigenze concrete dei cittadini. Come articoleremo quest'ora e mezza che condivideremo su questo tema? Direi in una prima parte ci soffermeremo sull'analisi di una norma fondamentale della 241 del 90, che tratteremo non analizzando il testo normativo, ma cercando, ecco, appunto di andare alla sostanza dei contenuti senza perderci nei termini della legge. L'articolo 2 è un articolo fondamentale perché è quello che riguarda proprio i termini sul procedimento amministrativo, ma poi faremo anche delle deviazioni su altre norme della 241 del 90 e quindi, come vi dicevo, ci dedicheremo anche a istituti di semplificazione, per esempio il silenzio assenso, ma anche la conferenza di servizio, la SCIA, che hanno ricevuto, diciamo, un rafforzamento dai recenti decreti. Un tema in particolare riguarderà anche la misurazione dei tempi, su cui cercheremo di ipotizzare quali saranno soprattutto le indicazioni future che verranno date attraverso poi un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrebbe guidare le amministrazioni nell'attività di misurazione, cioè di autoanalisi degli aspetti patologici di alcuni procedimenti fra i più rilevanti delle amministrazioni, e cercherà di accompagnare questo decreto le amministrazioni sia nella estrapolazione delle tipologie di procedimenti più rilevanti, nell'attività di misurazione, ma anche nella comparazione, in modo da dare alle amministrazioni la possibilità anche di diciamo, emulare buone attività fatte dalle proprie colleghe, diciamo. Dunque,
Allora, affrontiamo il tema della disciplina dei termini e lo affrontiamo, come vi dicevo, sulla base della consapevolezza che parlare di termini significa focalizzarci su, la conclusione del procedimento in maniera corretta. Quindi l'obbligo, di concludere i termini, di concludere i procedimenti, nei termini di legge è sicuramente un dovere espressamente previsto dalla legge 241 del 90, cioè le amministrazioni non possono autonomamente decidere se applicare per esempio l'istituto del silenzio assenso, se non rispondere a una determinata richiesta da parte di soggetti esterni o di cittadini, cioè bisogna seguire le disposizioni di legge, quindi attenersi all'obbligo generale di conclusione del procedimento. Utilizzare il silenzio nelle ipotesi in cui lo stesso viene previsto, sia come forma, diciamo, di tacita conclusione positiva o di tacita conclusione negativa del procedimento. Quindi queste due regole generali sul funzionamento dei termini sicuramente, ecco, ci danno certezza giuridica, cioè ci danno quelli che sono, diciamo, gli elementi fondamentali per assicurare il principio di certezza del diritto che dà stabilità ai rapporti fra amministrazioni e soggetti esterni alle amministrazioni. Quando parliamo però di termini, non parliamo di un unico termine, in realtà parliamo di diverse tipologie di termini. Intanto ne abbiamo sicuramente uno onnicomprensivo, che è quello di conclusione del procedimento, ma direi che poi i termini che maggiormente incidono su eventuali rallentamenti anche delle attività sono i termini endoprocedimentali, quindi termini che sono di solito a carattere istruttorio e quindi si parla di sospensioni o interruzioni dei termini per dare modo all'amministrazione di interloquire, ad esempio, con un cittadino, di aumentare il proprio materiale anche di valutazione per arrivare a una certa decisione e che oggi sono particolarmente anche valorizzati, per esempio, dalle normative sugli accessi. Si tende a applicare oggi quello che è un principio che sta nascendo nella giurisprudenza dell'obbligo di collaborazione, di cooperazione con il cittadino. E quindi la disciplina recente sulle nuove forme di accesso, pensiamo all'accesso civico generalizzato, per esempio il FOIA, prevedono proprio la necessità di anche spontaneamente, senza nessun dovere di legge, in alcuni casi di contattare il richiedente quando una domanda di accesso è poco chiara e quindi di evitare tutte quelle situazioni magari di chiusura anticipata del procedimento perché non si comprende ad esempio il contenuto della richiesta e questo quindi ci fa capire come al di là dei termini di legge anche i giudici poi danno indicazioni ad hoc sulla gestione dei termini e direi che l'aspetto più attuale è proprio quello dell'accesso che vi citavo. Poi abbiamo altri termini di tipo impugnatorio, quindi termini che sono in realtà finalizzati al cittadino a contestare eventuali provvedimenti e quindi termini entro i quali bisogna opporsi a un'eventuale decisione. Inoltre, la natura giuridica dei termini è anche differente. Le due grandi categorie sono i termini perentori e i termini ordinatori. Termine perentorio è quello che una volta decorso impedisce poi qualsiasi tipo di intervento. Il termine ordinatorio ha invece una valenza indicativa, diciamo che è una regola di buona gestione del procedimento, ma può essere anche eventualmente derogato. Qual è la regola per distinguerli? Non abbiamo, diciamo, regole legislative scritte, però deduciamo questo poi dalle interpretazioni della dottrina, della giurisprudenza, che ci dicono che il termine deve essere inteso sempre come perentorio e solo laddove è specificamente previsto viene individuato come un termine che può essere derogato, ma quello che ci fa comprendere molto spesso la perentorietà è la brevità del termine, quindi quando sono termini molto brevi, solitamente, ecco, quasi sempre sono termini perentori, ma è l'applicazione che poi conferma effettivamente la perentorietà o meno, l'esperienza pratica, quanto si sedimenta poi una disciplina che ci fa comprendere la natura giuridica del termine.
Ricordiamo anche un altro aspetto preliminare, prima di entrare nelle discipline più concrete, che ovviamente i termini sono aspetti della disciplina che devono essere garantiti su tutto il territorio, quindi è un livello essenziale delle prestazioni, per cui anche le regioni o gli enti locali non possono prevedere delle norme derogatorie peggiorative di quelle a carattere nazionale, semmai migliorative, quindi semmai possono prevedere livelli ulteriori di tutela. Dunque, dicevamo dovere di conclusione espressa del provvedimento, quindi obbligo di provvedere espressamente, quindi sia se un procedimento parte d'ufficio o parte su richiesta, di un soggetto esterno. Dicevamo, non si può scegliere la modalità di chiusura, bisogna rispettare le indicazioni di legge, quindi il principio generale è la conclusione espressa del procedimento. Questo non era scontato perché in passato e prima della legge 241 del 90, in realtà le pubbliche amministrazioni valutavano discrezionalmente la gestione dei termini del procedimento. Con l'articolo 2, ovviamente la situazione è cambiata perché è stato previsto espressamente che il procedimento debba concludersi in un determinato periodo di tempo. Dove ritroviamo questo tempo? Nella legge o nei regolamenti che riguardano la gestione di una determinata materia, o in mancanza esiste la clausola residuale della conclusione del termine entro 30 giorni. Quindi una regola generale di legge, una regola residuale che ci dice l'articolo 2, che è quella dei 30 giorni. È anche vero che però non, queste due regole da sole non sono sufficienti e la 241 del 90 stabilisce in realtà che possono essere anche individuati ulteriori termini, anche perché occorre tener presente la diversità delle materie, la diversità anche degli interessi coinvolti. Quindi è possibile che siano individuati ulteriori termini attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo un determinato procedimento stabilito in una legge dell'88, e potremmo avere quindi ulteriori termini che sono pari a 90 giorni, quindi vi possono essere procedimenti con un tetto massimo di 90 giorni, ma anche di 180 giorni. Casi sicuramente più complessi, perché sono casi in cui si deve tener conto di eventuali difficoltà organizzative per sostenere termini più brevi. Quindi abbiamo procedure che sicuramente sono più complesse, che richiedono anche, per esempio, la valutazione di interessi giuridici più complessi e che quindi consentono di tener conto di un termine più lungo. Quindi appositi decreti ci indicano in quali materie, per quali procedimenti è possibile che il termine possa anche durare 90 o 180 giorni. Quindi, riassumendo, una regola del termine che viene prevista da norme ad hoc che disciplinano il procedimento, in mancanza i 30 giorni come clausola residuale se nulla è previsto, e inoltre poi eventuali decreti che stabiliscono un tetto massimo che può essere di 90 o di 180 giorni a seconda della natura del procedimento, degli interessi coinvolti, delle eventuali complessità organizzative. Quindi dicevamo il termine residuale è quel termine che in realtà interviene in assenza di un termine fissato da legge o da regolamento, e quindi un termine suppletorio, è un classico di molte norme che concludono il loro contenuto attraverso quelle che sono delle regole residuali. Ma la giurisprudenza ci ha da sempre comunque sottolineato, ma anche quelli che sono i principi poi generali del diritto amministrativo, che l'amministrazione conserva molto spesso il potere di poter decidere, cioè il potere amministrativo non si consuma con il decorso del termine e quindi è possibile anche che l'amministrazione tardivamente emani un provvedimento conclusivo, e che poi è la situazione, diciamo, che da straordinaria nell'ordinario è divenuta normale per quelle che sono poi le difficoltà delle amministrazioni di gestire numerosi procedimenti. In particolare dobbiamo tener conto però che questa regola subisce un'eccezione con riferimento a istituti di semplificazione.
Istituti di semplificazione che evidentemente verrebbero snaturati se noi pensassimo di applicare il principio che dicevamo prima, cioè della conservazione del potere amministrativo, perché a questo punto le esigenze di velocizzazione della chiusura di un procedimento, quindi le esigenze che sono dietro la semplificazione di alcuni istituti sarebbero totalmente, diciamo, vanificate dalla possibilità dell'amministrazione di potersi esprimere tardivamente. Quindi un aspetto su cui ci soffermeremo ora, ma prima vorrei tornare sulla base di una domanda a chiarire un punto, ci soffermeremo quindi su quei casi che sono stati oggetto del decreto del 2021, il numero 76, che prevede appunto che eccezionalmente quando abbiamo a che fare con istituti di semplificazione dobbiamo ritenere che un eventuale provvedimento tardivo è inefficace, non produce effetti. Ovviamente, ecco, questo, come dicevamo, è una deroga al principio generale di conservazione del potere amministrativo e la finalità è quella di non vanificare l'istituto della semplificazione. E mi soffermo su una domanda che può essere, ecco, utile affrontare subito, perché un nostro collega Stefano Nocco ci scrive se c'è differenza tra sospensione e interruzione. La tempistica del procedimento, dopo che lo stesso è stato interrotto e a seguito della ricezione di chiarimenti e integrazioni, ricomincia o deve riprendere a decorrere? Quali sono i riferimenti normativi che disciplinano il comportamento dell'amministrazione in caso di interruzione? Allora, in buona sostanza, ovviamente certo che c'è una differenza tra sospensione e interruzione. La sospensione del procedimento comporta un non azzeramento dei termini, diciamo semplificando. Quindi i termini si fermano per poi riprendere da dove li abbiamo lasciati. È quello che avviene in moltissimi procedimenti. Pensiamo anche, abbiamo nominato prima gli accessi proprio in materia di accesso, quindi la necessità di, per esempio, coinvolgere i controinteressati o in alcuni casi la necessità di fare approfondimenti istruttori. In generale la possibilità di fermare i tempi del procedimento per integrazioni istruttorie, quindi faccio riferimento all'articolo 2,7 della legge 241 del 90, è una sospensione del procedimento. Quindi la finalità qual è? Quella di non danneggiare eccessivamente il cittadino, che altrimenti per esigenze dell'amministrazione sicuramente utili e giustificabili, si vedrebbe, diciamo, recapitare una risposta a distanza di troppo tempo. Quindi diciamo che mediamente i termini sono molto spesso sospensivi proprio a questi fini, ma ci sono casi in cui la legge però esplicitamente parla di un'interruzione dei termini. Quindi questa differenza noi la capiamo in realtà dal testo della norma di legge, dipende quello che appunto la legge ha disciplinato, quindi quando prevede l'interruzione significa invece che vi è un azzeramento, quindi i termini ricominciano a decorrere, si riparte da zero, si annullano tutti quei giorni che già sono trascorsi, che hanno consumato, diciamo, il tempo dell'amministrazione. Quindi questa verifica la si fa in base al testo della norma di legge, che può essere in alcuni casi chiara e dirci quindi se si tratta di sospensione o se si tratta di interruzione. In altri casi, come vi dicevo, dipende poi dalla prassi, cioè da come si è sedimentata nel tempo una determinata procedura e anche come la giurisprudenza poi ci ha detto di comportarci. Quindi in caso di dubbio occorre verificare lo stato delle attività, ma anche cosa hanno deciso i giudici su determinati temi. Procediamo con questi aspetti che dicevamo riguardano la semplificazione, che quindi vanno un po' a derogare alcuni principi generali. Ma ci ritorniamo dopo, perché essendo una parte abbastanza significativa, la vediamo proprio con riferimento alle disposizioni ad hoc sul tema. Elenchiamo quelli che sono altri principi generali prima sui termini. Per esempio, dobbiamo anche chiederci quali sono i termini, per esempio, che una volta conclusi ci consentono anche di ritenere prodotti alcuni effetti. Quindi dobbiamo distinguere il tema di conclusione del procedimento che fa sì che il procedimento sia legalmente perfetto.
E quindi il termine di conclusione lo andiamo a calcolare da quando abbiamo ricevuto l'istanza, la domanda, o da quando il procedimento è partito eventualmente d'ufficio. Quindi la durata del procedimento sarà pari a un tot di giorni che noi andiamo a calcolare dalla ricezione dell'istanza. Ecco, il termine che noi utilizziamo, il termine nel senso, ecco, non di termine procedimentale, ma proprio di parola che noi utilizziamo, è quella della ricezione. Ed è un termine su cui dobbiamo riflettere, nel senso che generalmente nel linguaggio delle amministrazioni si fa coincidere con la protocollazione, ed è anche molto logico perché sappiamo che solo la protocollazione dà esistenza legale al documento nell'amministrazione. Però se questa è la regola generale, che quindi diciamo nel 90% delle situazioni fa da padrone, vi invito a tener conto anche di alcune eccezioni. Per esempio, e anche qui ricito nuovamente la legge e le nuove novità sugli accessi, perché è una delle parti fondamentali ovviamente dell'attività amministrativa. Gli accessi riguardano i rapporti con l'amministrazione e il cittadino, quindi è qualcosa su cui il legislatore interviene diciamo ripetutamente. E si prevede a livello interpretativo, quindi la norma sull'accesso civico generalizzato, il SFOIA, è stata recentemente interpretata dalle varie circolari di funzione pubblica sul tema, si dice che con riferimento a questo accesso particolare, quindi diverso da quello documentale, attenzione, non il classico accesso della 241 del 90, cioè quello per cui dobbiamo avere un interesse, una legittimazione soggettiva, una motivazione per accedere a un documento. Mi riferisco a un altro accesso, quello civico generalizzato, quello che troviamo nell'articolo 5 del decreto trasparenza. Beh, è un accesso generalizzato proprio perché chiunque può chiedere qualsiasi documento, informazione o dato all'amministrazione, senza dover dire perché o per come intende utilizzare quel documento. Ecco, in questo caso, per esempio, i termini potrebbero anche non decorrere dalla protocollazione della istanza d'accesso. E perché dico potrebbe? Perché è un'interpretazione questa che è stata data, come vi dicevo, da Funzione Pubblica nella circolare, in cui si dice, attenzione, la regola generale è sempre la stessa, la protocollazione, però se tu amministrazione fai decorrere troppo tempo, cioè ti culli un po' sulla ricezione dell'istanza via mail o quella che ti è stata depositata direttamente in ufficio, fai quindi passare troppi giorni fino alla protocollazione, beh, guarda che a nostro parere dobbiamo interpretare in realtà che i termini stanno già decorrendo dalla ricezione materiale. Perché stai strumentalizzando fondamentalmente i termini, cioè stai posticipando troppo in avanti la protocollazione. Questo non è corretto perché il cittadino si vede, diciamo, frustrato nella sua risposta, allunghi eccessivamente i termini. Quindi, con riferimento alla materia dell'accesso civico generalizzato, che è una delle materie di più grande attualità sui temi del procedimento amministrativo, vi ricordo che, per esempio, circolari del Ministero hanno precisato che la regola è sempre la protocollazione, però attenzione, quando passa troppo tempo prevale la ricezione materiale e quindi i termini iniziano già a decorrere quando viene posticipato troppo nel tempo la protocollazione del documento. Questo problema potrebbe anche essere un finto problema laddove la ricezione e la protocollazione riescono ad essere automatiche nello stesso momento. Un'altra riflessione vorrei farla sui termini di efficacia, cioè dobbiamo anche tener conto di un altro aspetto, cioè da quando un determinato provvedimento produce effetti, non coincide il termine di efficacia con il termine di conclusione. Un procedimento può essere stato concluso legittimamente ma non produrre alcuni effetti. Questo in realtà è un po' una riflessione da manuale, nel senso che si sa che nel procedimento amministrativo c'è una cosiddetta fase integrativa dell'efficacia, cioè è una fase aggiuntiva del procedimento dopo la conclusione che è finalizzata a far produrre effetti. Quindi,
Diciamo che sono necessarie altre attività, per esempio è necessario pubblicare un determinato provvedimento o comunicare un determinato provvedimento. Quindi solo da quel momento c'è un'acquisizione di effetti dell'atto che, come dicevamo, era già però perfetto. Quindi quando parliamo di perfezione parliamo di procedimento che si è concluso secondo i canoni di legge, rispetto all'efficacia che invece, come vi dicevo, richiede queste attività aggiuntive. Anche con, diciamo, riferimento a questo aspetto che è scontato, come vi dicevo, perché esiste da sempre, è preciso la rilevanza della cosiddetta trasparenza costitutiva. Oggi la trasparenza e la legge sulla trasparenza potremmo dire che oggi ha una rilevanza quasi pari a quella sul procedimento amministrativo, perché la legislazione in materia di prevenzione dei reati e della trasparenza ha cambiato l'organizzazione degli uffici e anche la gestione delle attività. Quindi ci sono molti istituti che entrano a gamba tesa nel procedimento amministrativo e ce lo stravolgono per finalità appunto di prevenzione degli illeciti o di trasparenza. Ecco, ai fini della trasparenza vorrei riflettere su un aspetto, cioè oggi la pubblicazione di alcuni documenti fa assumere appunto efficacia all'atto, cioè ci sono determinati atti che non producono effetti fino a quando non li pubblichiamo. E in questo caso le regole le ritroviamo nel decreto trasparenza, quindi non è una regola generale che vale per tutti gli atti che devono essere pubblicati e questo non sarebbe possibile perché sono centinaia i doveri di pubblicazione. Ce ne sono alcuni, per esempio, che vi ho indicato. Pensiamo, per esempio, nelle materie delle consulenze è necessario pubblicare alcuni elementi. Pensiamo alla dichiarazione di assenza del conflitto di interesse, per esempio. Se non pubblico alcuni documenti che la legge mi richiede, l'incarico di consulenza non produce effetti. Quindi il procedimento amministrativo che ha portato al conferimento della consulenza è legalmente perfetto, come dicevamo, ma non produce effetti, quindi anche se il consulente si reca in ufficio e timbra il suo cartellino e svolge il rapporto di lavoro, ovviamente diciamo occasionalmente quando si reca in ufficio, in realtà è come se ancora l'incarico non stesse producendo effetti e quindi anche le problematiche che si possono porre sono tante, cioè l'incanalamento di retribuzioni in realtà non secondo la legge, perché il procedimento non produce ancora effetti. Quindi la restituzione eventualmente delle retribuzioni, ma anche delle sanzioni molto gravi per chi doveva pubblicare quegli atti, che viene, diciamo, poi a subire delle sanzioni pari alle retribuzioni legittimamente incamerate dal consulente. Ma pensiamo anche, per esempio, agli incarichi apicali nelle pubbliche amministrazioni, anche questi incarichi, se non si pubblicano alcuni documenti, non producono effetti. Oppure pensiamo anche molto più semplicemente alle sovvenzioni economiche, per esempio ai provvedimenti di erogazione di denaro. Anche questi sono, peraltro, ecco, attengono a una materia sensibile della gestione del denaro nell'amministrazione. Se non pubblico i criteri secondo i quali dovevo erogare determinate somme di denaro e se non pubblico gli atti di conferimento delle erogazioni di denaro, diciamo, quel provvedimento che ha concluso il procedimento della sovvenzione economica non produce effetti. Quindi vi ricordo, ecco, di prestare attenzione a eventuali disposizioni che prevedono questi passaggi integrativi dell'efficacia. Poi, come vi anticipavo, altri termini riguardano l'impugnazione. Anche su questo vi ricordo alcune eccezioni. In generale i termini di impugnazione sono termini espressi, comunque sono termini che possono riguardare, pensiamo, i ricorsi amministrativi interni, quindi è il codice del processo che ci dice entro quando è possibile contestare un determinato atto all'amministrazione, ricorso in opposizione, ricorso gerarchico improprio, sono tutte forme che vogliono, diciamo, evitare il ricorso giurisdizionale, quindi presso il tribunale amministrativo. Quindi abbiamo diversi termini che sono espressi, però anche qui un piccolo collegamento alla legge sull'accesso civico generalizzato.
questo accesso esiste una particolare possibilità di opposizione. Noi conosciamo sicuramente quello della 241 del 90 che consente per esempio di contestare eventualmente il diniego dell'accesso al difensore civico, laddove esiste, o alla commissione sull'accesso dei documenti amministrativi, quando però parliamo di amministrazioni statali, o al limite poi dinanzi al giudice amministrativo. Con riferimento all'accesso civico generalizzato, ricordo che c'è un'ulteriore possibilità di contestazione, cioè se chi ci ha chiesto l'accesso ha seguito appunto la modalità del FOIA, può anche, laddove riceve un diniego, rivolgersi al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che potrà in quel caso riesaminare, quindi c'è una verifica del procedimento precedente che si era chiuso con un diniego, ma non c'è alcun termine, quindi ecco, non è detto che la legge sia stata sempre esaustiva poi nelle discipline, anche in quelle più recenti. Anche qui, quando la legge non è chiara, dobbiamo accertarci che magari il ministero competente o la giurisprudenza magari abbiano detto qualcosa. E in questo caso, infatti, la circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione ha precisato che anche se non c'è un termine dovremmo darcelo come autoregolamentazione interna, quindi modificare i regolamenti, per esempio, interni, e inserire un termine, quale si suggerisce un termine di 30 giorni, che in realtà è speculare i diversi termini di 30 giorni già esistenti nell'ambito del procedimento amministrativo. Quindi, ecco, poniamo sempre attenzione al contenuto delle disposizioni, ma anche alle interpretazioni esterne. Infine, la sospensione dei termini, che abbiamo già anticipato prima, dicevamo è molto spesso utilizzata per finalità istruttorie, l'articolo 2,7 della legge 241 del 90 ci dice che in via generale noi possiamo ricorrere alla sospensione una sola volta per un periodo che non sia superiore a 30 giorni. Questa è una regola generale che ovviamente può essere poi anche diciamo, ulteriormente arricchita da altre regole che per esempio vengono stabilite in procedimenti ad hoc. Nell'articolo 2, che ci dà le regole principali sui termini, troviamo anche una novità recente. Una l'abbiamo già anticipata, ma la analizziamo meglio dopo, cioè quella degli istituti di semplificazione, per cui abbiamo detto non ammettiamo provvedimenti tardivi. Un'altra è quella che riguarda la misurazione dei tempi. E questa è una misura che incrocia la misurazione dei tempi del procedimento e quindi il rispetto dei termini finali del procedimento, ma anche la trasparenza perché pone degli obblighi di pubblicità. Il decreto legge quindi 76 interviene sul testo dell'articolo 2, quindi a noi conviene sempre leggere la norma per come è stata modificata dai decreti di modifica, quindi ci andiamo a ricavare questo comma 4 bis dell'articolo 2 della legge sul procedimento. Le pubbliche amministrazioni, si dice, devono misurare e pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione amministrazione trasparente, che è la sede di tutti gli obblighi di pubblicazione, quindi devono misurare e pubblicare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per cittadini e imprese, comparandoli con i termini previsti dalla norma vigente, dalla normativa vigente. Quindi significa che bisogna effettuare un'attività di autoanalisi sostanzialmente, quindi vedere quali sono i termini di legge, quali sono i termini che invece per prassi vengono solitamente poi raggiunti nella conclusione del procedimento e pubblicare questa attività di misurazione sul sito Amministrazione Trasparente. Ora, come capiamo dalla disposizione, non si tratta di tutti i procedimenti, in realtà riguarda i procedimenti di maggiore impatto e capiremo meglio quali sono i procedimenti selezionati quando avremo modo poi di consultare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che come ci dice la seconda parte, perché il potere sostitutivo è un istituto, diciamo, risolutivo proprio nei casi in cui il procedimento non si è concluso nei termini, cioè si individua un soggetto che debba, diciamo, fare le veci di chi nell'amministrazione non ha concluso correttamente il procedimento. Cosa
cosa è stato inserito di nuovo all'interno della disposizione, che già esiste ovviamente da tempo nell'articolo 2. Oggi viene reso possibile attribuire il potere sostitutivo non solo ad un determinato soggetto individuato nell'amministrazione, ma anche ad un'unità organizzativa appositamente costituita. E questa è una prima novità, quindi a livello organizzativo, ma vi è un'altra novità che rende più stringente, diciamo, il controllo sui termini scaduti, nel senso che non solo la richiesta di concludere il procedimento nei termini potrà provenire dall'esterno, ma è anche possibile, ecco, che d'ufficio sia attivato l'esercizio del potere sostitutivo. Quindi da oggi il potere sostitutivo prescinde anche da un eventuale intervento di un soggetto esterno, del privato cittadino, può anche avvenire quindi su iniziativa d'ufficio, e questo comporta che gli uffici, o meglio, diciamo, l'unità organizzativa individuata debba sistematicamente verificare anche il rispetto dei termini, e quindi questo dovrebbe consentire anche più facilmente l'emersione della violazione dei termini e quindi la possibilità che si inneschi più facilmente il meccanismo poi di, appunto di conclusione attraverso il potere sostitutivo. Questo meccanismo di sostituzione che abbiamo detto può avvenire con riferimento sia a una persona individuata o a un'unità organizzativa, deve essere poi anche chiaramente non solo preventivamente individuato, ma anche chiaramente indicato nella home page del sito. Quindi deve essere facile e intuitivo individuare chi esercita il potere sostitutivo. Mettendoci, diciamo, nei panni del privato, il privato si potrà rivolgere quindi al titolare del potere sostitutivo per chiedergli la conclusione del procedimento, oppure laddove non avvenga nemmeno attraverso, diciamo, l'individuazione di questo soggetto, si potrà ricorrere alla nomina di un commissario ad acta che, diciamo, forzosamente andrà poi a concludere il procedimento. Ma in entrambi i casi il procedimento dovrà essere concluso in un termine pari alla metà, quindi si va un po' a ottimizzare la conclusione del termine per recuperare quella che era stata la violazione in prima battuta. Quindi l'amministrazione deve peraltro poi anche indicare espressamente il termine che avrebbe dovuto rispettare e quello che poi ha entro il quale è emanato il provvedimento, all'interno dell'atto che verrà poi comunicato al privato, quindi è come se fosse una poi ammissione di colpa dell'attività in violazione delle indicazioni di legge, dei termini di legge. E aggiungo un'ulteriore novità che ritrovate sempre all'interno dell'articolo 2, cioè la possibilità anche di concludere procedimenti in forma semplificata. Cioè tutti quei casi in cui si ravvisa, per esempio, una manifesta irricevibilità dell'istanza o inammissibilità o infondatezza, cioè in tutti quei casi in cui mancano i presupposti per l'avvio di un procedimento da concludersi con un provvedimento finale, si può rispondere con, diciamo, un sintetico riferimento alle norme che disciplinano il procedimento e anche ai fatti, quindi una motivazione sintetica in fatto e in diritto, e per, diciamo, ecco, consentire un'attività più veloce dell'amministrazione e quindi redigere in maniera semplificata un provvedimento di risposta in tutti quei casi in cui un'attività amministrativa non deve essere svolta, e quindi questo consente di semplificare, di comprimere i termini di alcune decisioni che abbiamo detto basano su avvii del procedimento, ecco, che sono in realtà su richieste, scusatemi, di avvio del procedimento che sono irricevibili, inammissibili, infondate. Mi vorrei soffermare maggiormente su quello che avevo anticipato precedentemente, cioè il rapporto fra i termini e
gli istituti di semplificazione, cioè ricordiamo la regola generale della non consumazione del potere amministrativo, quindi la possibilità che l'amministrazione tardivamente emani un provvedimento. Ma c'è un'eccezione che abbiamo visto è stata inserita nel comma 8 bis dell'articolo 2, sempre sui termini del procedimento, cioè l'inefficacia degli atti tardivi. In questo caso un provvedimento tardivo in realtà non produce effetti. Ma a quali provvedimenti facciamo riferimento? Facciamo riferimento in realtà ad atti che riguardano istituti di semplificazione. Quindi l'inefficacia degli atti che sono adottati tardivamente, cioè dopo la scadenza del termine, riguarda solamente istituti di semplificazione. La norma fondamentalmente elenca i casi che vi ho indicato, per esempio quando scadono i termini per inviare gli atti d'assenso in sede di conferenza di servizi semplificata, e quando scadono i termini per l'applicazione del silenzio assenso fra amministrazioni. Quando per esempio decorre anche il termine per la formazione del classico silenzio assenso dell'articolo 20 che conosciamo, anche quando per esempio sono scaduti i termini per la conclusione anche della conferenza di servizi simultanea, oltre quella semplificata che abbiamo già citato, e infine quando sono decorsi i termini anche per l'adozione di quei provvedimenti che vietano di proseguire attività o rimuovere attività diciamo, che si sono rivelate, che hanno provocato un danno o che sono state comunque avviate sulla base di violazioni delle norme sulla SCIA. Quindi in tutti questi casi, quando diciamo, si tratta di procedimento che è stato avviato sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività, anche in questo caso provvedimenti eventualmente impeditivi del prosieguo delle attività devono tener conto della regola dell'inefficacia degli atti amministrativi. Quindi abbiamo citato ed elencato tutti gli istituti che reputiamo essere istituti di semplificazione. Quindi in questo caso non applichiamo la regola della inesauribilità del potere amministrativo. Qualche riflessione ad hoc su questi istituti che trovano poi la loro disciplina ovviamente in altre norme della 241 del 90 e anche in decreti poi ad hoc che si sono susseguiti nel tempo. Sulla conferenza di servizi ricordo l'intervento soprattutto del decreto 126 del 2016 che ha modificato la procedura della conferenza di servizi senza voler diciamo, entrare nel merito di questa procedura. Ecco, in via generale ricordiamo che sono tre tipologie di conferenza di servizi oggi esistenti. Abbiamo una conferenza di tipo istruttorio che è utilizzata per un esame contestuale di interessi pubblici che sono coinvolti all'interno di un procedimento amministrativo, quindi serve per acquisire atti istruttori e, a fini appunto di arricchire la fase endoprocedimentale istruttoria. Quindi non è obbligatoria l'indizione di questa conferenza, ma può essere utile. La conferenza poi di servizi decisoria, che invece è obbligatoria, ed è obbligatoria quando è necessario acquisire diversi atti di assenso, pareri, concerti, nulla osta, che sono di competenza di varie amministrazioni e quindi l'acquisizione di questi atti in maniera diciamo contestuale consente di abbreviare i termini di conclusione del procedimento amministrativo o meglio anche dei procedimenti amministrativi perché la conferenza di servizi diventa una sede istituzionale in cui sono contestualizzati più procedimenti, quindi è un meccanismo procedimentale di contestualizzazione più procedimenti, quindi di più interessi coinvolti e quindi di più atti che devono essere contestualmente acquisiti. E per abbattere, diciamo, la complessità di un simile procedimento, diciamo, di procedimenti, si ricorre al meccanismo del silenzio assenso. Quindi ci sono delle regole molto precise nella 241 del 90 che ci dicono anche come funziona il silenzio assenso, cioè bisogna rendere le proprie determinazioni sugli atti per cui diciamo, si è chiamati a partecipare al procedimento
in termini o di assenso o di dissenso costruttivo, perché se taci hai acconsentito e quindi è come se tu avessi fornito l'assenso all'atto. Quindi il dissenso costruttivo è quella modalità alternativa attraverso la quale si può magari eventualmente superare il dissenso proponendo delle modifiche alla procedura in corso e quindi si dà il proprio assenso solo all'esito di alcune modifiche. Infine, la conferenza di servizi preliminare che riguarda progetti di particolare complessità o insediamenti produttivi di beni e servizi che viene, diciamo, richiesta soprattutto per verificare ex ante la fattibilità di un intervento e quindi per evitare che siano avviati progetti molto complessi in relazione ai quali poi non si potrebbero, per esempio, poi ottenere i vari atti di assenso, intese o concerti necessari per realizzare i progetti che citavo. E la nostra disposizione, il comma 8 bis, interviene su queste due disposizioni che vi ho già citato prima sinteticamente, quindi l'articolo 14 bis e l'articolo 14 ter. In questi casi si prevede un meccanismo, come vi dicevo, di silenzio assenso. Quindi una volta che si consumano i termini previsti per, come vi dicevo, dare il proprio assenso o il proprio dissenso costruttivo, si considera eventualmente acquisito un assenso senza condizioni e di conseguenza, come vi dicevo, un eventuale poi provvedimento successivo differente da parte dell'amministrazione non è da tenere in considerazione perché appunto l'istituto della conferenza è un istituto di semplificazione e quindi provvedimenti tardivi non avrebbero, se non, avrebbero solamente il fine di vanificare l'ottimizzazione, diciamo, dei tempi del procedimento. Un ragionamento simile lo vorrei fare con riferimento al silenzio assenso, ma anche al silenzio assenso tra amministrazioni. In realtà abbiamo oggi due silenzi assensi, un silenzio che chiamiamo provvedimentale, che è quello che conosciamo già da tempo, cioè se l'amministrazione non risponde, si ritiene concluso positivamente il procedimento, nei casi dell'articolo 20, e quindi tacitamente si forma un provvedimento di silenzio assenso. Cosa diversa è un silenzio assenso procedimentale, che invece ha una finalità differente perché riguarda i rapporti fra le amministrazioni. E quindi si vuole, diciamo, semplificare lo scambio di atti o di pareri fra amministrazioni coinvolte in uno stesso procedimento. Disciplina del silenzio assenso è quella dell'articolo 20, questo è scusatemi, il silenzio assenso provvedimentale, quindi l'articolo 20 lo descrive come un istituto generale che è applicabile, diciamo, a tutta una serie di procedimenti non necessariamente appunto indicati perché istituto generale, ma che fa eccezione in alcuni casi, cioè casi in cui vi sono interessi superiori per cui il silenzio assenso non può operare, quindi abbiamo un elenco, come vedete nel caso di provvedimenti che sono finalizzati alla tutela della pubblica sicurezza, alla pubblica incolumità, alla salute del cittadino, eccetera. Inoltre l'articolo 20 prevede anche che in ogni caso l'amministrazione possa esercitare in via di autotutela i poteri appunto di autotutela, cioè la revoca o l'annullamento del provvedimento a seconda degli eventuali presupposti che ricorrono. Nulla di nuovo sotto il sole per quello che ci stiamo dicendo, nel senso che è l'istituto del silenzio assenso che conosciamo, ma cosa dobbiamo aggiungere oltre a quello che abbiamo già detto prima con riferimento all'inefficacia dei provvedimenti tardivi? Dobbiamo aggiungere anche un'altra novità, e cioè quella che è stata inserita dal decreto 77 sulla possibilità di attestare e autocertificare il silenzio assenso, cioè il cittadino che diciamo, vede concludere il procedimento in cui è coinvolto con silenzio assenso può chiedere una attestazione del silenzio assenso, quindi un atto che dell'amministrazione dichiari che quel procedimento si è concluso con silenzio assenso.
L'amministrazione ha un termine di tempo entro il quale appunto rispondere al cittadino, ma potrebbe anche non dare risposta a questa richiesta di attestazione di silenzio assenso. E vi è un'ulteriore, diciamo, possibilità data dalla norma di poter autocertificare la maturazione, diciamo, del silenzio assenso e quindi il fatto che il procedimento si sia concluso con un provvedimento positivo, con un provvedimento di assenso. Sono ovviamente due novità rilevanti, nel senso che soprattutto dal punto di vista dell'autocertificazione, sappiamo per esperienza che l'autocertificazione la utilizziamo in settori totalmente diversi e che riguardano situazioni personali che vengono attestate in documentazioni che poi vengono rilasciate all'amministrazione. Quindi un'autocertificazione di un'attività che in realtà svolge l'amministrazione, ovviamente qualcosa di molto particolare oggi nel nostro ordinamento, ma si è reso necessario per tutte quelle attività in cui il privato ha, diciamo, spesso bisogno di dover dimostrare la conclusione di un procedimento e di non essere ostacolato nel prosieguo delle attività. Cioè, vi sono procedimenti amministrativi che, per esempio, chiedono di produrre gli esiti conclusivi di altre attività che vanno a interferire con quel procedimento e quindi molto spesso vi era diciamo, un atteggiamento ostativo laddove il privato non riusciva ad attestare materialmente la conclusione del procedimento che era avvenuto a consilienzio assenso. Quindi questa possibilità di autocertificazione della conclusione del procedimento amministrativo dovrebbe superare queste difficoltà concrete operative. Quindi ricordiamo che poi si risponde ovviamente sempre con un'eventuale dichiarazione diciamo falsa o mendace, quindi è sempre necessario poi applicare quelle che sono le regole dell'autocertificazione. Cosa diversa è invece il silenzio assenso fra amministrazioni. Il silenzio assenso fra amministrazioni esiste già da qualche anno e, come vi dicevo, riguarda, come vi ho riportato in questa slide alcuni estratti della norma, riguarda i rapporti fra le amministrazioni. Quindi ogni qualvolta un'amministrazione è chiamata a dare un proprio parere, un proprio atto di assenso ad un'altra amministrazione, le viene dato un termine di tempo, superato il quale si intende acquisito l'assenso. Quindi questo termine può anche subire delle interruzioni quando sono necessarie delle esigenze istruttorie, per esempio è necessario chiedere dei chiarimenti, approfondire, diciamo, l'attività endoprocedimentale prima di emanare un proprio atto, ma poi al di là di un'eventuale interruzione, se non si rispetta quel termine, il procedimento si conclude con silenzio assenso. Quindi è come se l'amministrazione avesse dato all'altra amministrazione il proprio parere positivo. Anche in questo caso, ovviamente, ci sono poi delle eccezioni quando ricorrono interessi sensibili, interessi che riguardano la tutela ambientale, paesaggistica, i beni culturali o la salute del cittadino, o comunque in generale tutti quei casi in cui anche a livello europeo si possa richiedere che un procedimento si chiuda con provvedimento espresso. Ci potremmo chiedere perché non si utilizzi la conferenza di servizi che abbiamo citato prima come, abbiamo detto, meccanismo procedimentale in cui le attività delle amministrazioni sono contestualizzate in un'unica attività. La differenza è stata in realtà precisata non dalle norme perché non c'è questa, diciamo, questa sfumatura, non viene percepita, ma in un parere che era stato richiesto al Consiglio di Stato in un periodo in cui venivano emanati appunto decreti che avevano ad oggetto, parlo del 2016-2017, avevano ad oggetto la conferenza di servizi, la SCIA, il silenzio assenso, e il Consiglio di Stato si è espresso nel senso che la differenza fra la conferenza di servizi e il silenzio assenso risiede soprattutto nel numero di amministrazioni coinvolte. Quindi diciamo che il silenzio assenso tra amministrazioni scatta solo fra due amministrazioni. Quindi quando sono più di due, quando il procedimento diventa anche più articolato, è necessario ricorrere al meccanismo della conferenza di servizi. Quando sono solo due, come vi dicevo, una chiede all'altra un determinato
parere o atto d'assenso, se non viene recepito nei termini, si risulta come acquisito l'assenso, come se si sia appunto formato un provvedimento di assenso. Anche la segnalazione certificata di inizio attività è stata toccata appunto dalle modifiche di cui stiamo parlando, l'abbiamo già citata in via semplificativa prima in tutti gli istituti di semplificazione toccati da questa modifica del comma 8 bis dell'articolo 2 sui termini. Anche sulla segnalazione non mi soffermo più di tanto, ma vi ricordo sicuramente i decreti del 2016. Il decreto che ha introdotto la scia unica e la scia condizionata, sappiamo che sono procedimenti di scie diverse e una scia che contiene in realtà anche ulteriori atti di assenso, di pareri, nulla osta necessari per la conclusione del procedimento, oppure una scia condizionata che in realtà è subordinata ad atti autorizzatori a monte. Sono procedimenti diversi, ma procedimenti che sono stati razionalizzati dal legislatore, diciamo nel 2016, al fine soprattutto di non far pesare sul cittadino o sull'imprenditore che deve avviare un'attività l'onere di andare a recuperare i vari atti necessari, e quindi si rimette all'amministrazione il dovere di andare a bussare alle porte delle altre amministrazioni per recuperare i vari atti. Differenza fondamentale fra la scia unica e la scia condizionata attiene alla impossibilità di avviare immediatamente il procedimento con riferimento alla scia condizionata, appunto perché vi sono atti autorizzatori a monte. E poi vi ricordo anche il decreto 222, la famosa tabella sulla concentrazione dei regimi procedimentali, che ha appunto avuto la finalità di semplificare molte attività amministrative, diciamo di liberalizzare determinati settori, abbassando il regime richiesto da autorizzatorio, per esempio a scia o a comunicazione, e anche a efficientare diverse fasi del procedimento. Tornando alla nostra modifica sui termini, vi avevo elencato già prima il comma 3 e il comma 6 bis dell'articolo 19 sulla scia, che appunto fa riferimento ai casi in cui diciamo, sono previsti dei termini per eventualmente intervenire con l'interdizione allo svolgimento dell'attività quando si accerta la carenza dei requisiti, diciamo, all'interno del procedimento di scia. Anche in questo caso i termini sono diversi, poi a seconda della materia, diciamo, edilizia o di tutte le altre attività, 60 o 30 giorni. Quindi sono termini che una volta superati poi non consentono all'amministrazione di poter emanare un provvedimento perché, dicevamo, la consumazione in questo caso del potere amministrativo vi è a tutela della semplificazione del procedimento. Quindi un provvedimento tardivo di interdizione dell'attività non sarebbe possibile. Ci avviamo alla conclusione prima di lasciare lo spazio per le domande, ma ci soffermiamo su un altro istituto fondamentale che è stato toccato dalle modifiche sui termini, e cioè richiamo la vostra attenzione sul preavviso di rigetto che esiste ovviamente già da tempo immemorabile nella 241 del 90 ed è disciplinato nell'articolo 10 bis, che come è noto è un'anticipazione della comunicazione al destinatario del provvedimento di quelli che sono i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. La finalità qual è? È consentire un eventuale superamento di questi motivi ostativi. Quindi il preavviso di rigetto è un atto interno dell'amministrazione, un atto endoprocedimentale che non può nemmeno essere, diciamo, contestato perché non produce danni ancora al privato. E la novità in questo caso attiene a la gestione dei termini che non rispondono più a un criterio di interruzione, ma di sospensione. Questo perché l'interruzione del termine ogni qualvolta si comunicava un motivo ostativo di accoglimento consentiva all'amministrazione appunto di riavvolgere il nastro e di far ripartire il provvedimento. Nel caso della sospensione, come dicevamo, poi una volta consumati quei giorni utilizzati per la sospensione, il termine continua a decorrere. Quindi
Una volta che viene inviato quest'atto di preavviso di rigetto, l'istante ha 10 giorni di tempo per poter presentare memorie o documenti, quindi l'amministrazione è tenuta a valutarli per l'adozione della decisione finale e deve dare poi eventualmente atto del mancato accoglimento di queste deduzioni. Il rigetto poi finale eventuale dell'atto non può contenere dei motivi nuovi che non siano stati precedentemente comunicati. Quindi diciamo le novità attengono soprattutto, come dicevamo, alla sospensione del termine, alla possibilità anche dell'amministrazione di, per esempio, non poter emanare un provvedimento, per esempio, anche identico a uno che è stato annullato in sede di giustizia amministrativa. Quindi questa è un'ulteriore novità oltre a quella della sospensione. E aggiungiamo una terza novità che attiene ai rapporti con l'articolo 21 octies, cioè il provvedimento adottato in violazione della normativa sul preavviso di diniego è sempre annullabile ai sensi dell'articolo 21 octies. Ultime novità, in tema di pareri vorrei aggiungere una riflessione, cioè il decreto semplificazioni è intervenuto anche in tema di pareri, quindi di atti sempre endoprocedimentali dell'amministrazione, per velocizzare la chiusura dei procedimenti, cioè l'amministrazione, come sappiamo, può chiedere dei pareri che possono essere sia obbligatori che facoltativi. Quindi in alcuni casi è appunto doveroso chiedere il parere, in altri casi è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione e vi è un certo numero di giorni entro il quale emanare il parere, che è pari a 20 giorni, termine che in questo caso può subire un'interruzione per esigenze istruttorie, cioè quando l'amministrazione che riceve la richiesta di pareri ha bisogno di chiarimenti o di approfondimenti prima di emanare il parere che è stato richiesto. Ecco, nella disciplina dei pareri era facoltà dell'amministrazione procedere indipendentemente dall'espressione del parere una volta superati quei termini entro i quali il parere doveva essere ricevuto. La modifica attiene in realtà ad un obbligo di procedere indipendentemente, questo proprio per velocizzare la chiusura poi dei procedimenti e eventualmente non attendere ulteriormente il parere o lasciare nel limbo l'amministrazione sul dubbio se decidere o meno di procedere. Questo era già, diciamo, esistente questa regola con riferimento al parere facoltativo. Come vedete dalla slide, la modifica riguarda principalmente il caso del parere quindi obbligatorio, quello che doveva essere obbligatoriamente richiesto. Quindi era qui che era necessario soprattutto, diciamo, sdoganare il vincolo dell'amministrazione. Questa poi disciplina ovviamente trova deroga per quanto riguarda sempre la tutela di beni essenziali, beni particolarmente rilevanti, che richiedono in realtà appunto che vi sia l'acquisizione del parere, ma questo era già esistente nella norma. L'annullamento d'ufficio, il provvedimento di autotutela che conosciamo già da tempi non sospetti, è anche stato inciso nella materia dei termini, perché annullamento d'ufficio, intanto, come sappiamo, dobbiamo distinguerlo dalla revoca, perché l'annullamento d'ufficio intanto si basa su presupposti differenti e poi ha anche effetti molto differenti, perché vi è la possibilità di rimuovere retroattivamente l'effetto di un provvedimento invalido entro un termine ragionevole di cui poi ci occuperemo successivamente. I presupposti sono due: deve essere sicuramente verificabile una illegittimità del provvedimento amministrativo che rende necessario quindi all'amministrazione tornare sui suoi passi nei confronti del proprio provvedimento, e devono sussistere anche ragioni di pubblico interesse. Mentre cosa diversa riguarda la revoca, perché con la revoca non abbiamo una rimozione retroattiva, cessano gli effetti per il futuro del provvedimento che viene revocato,
E i presupposti sono anche differenti, perché qui non entra in gioco l'eventuale illegittimità del provvedimento e in realtà le valutazioni che fa l'amministrazione riguardano gli interessi pubblici coinvolti. Potremmo, per esempio, pensare alla necessità di tutelare ulteriori interessi pubblici che non vengono tutelati dal provvedimento, oppure vi è una rivalutazione proprio da parte dell'amministrazione dell'interesse pubblico coinvolto nel procedimento. Quindi non vi sono motivi, diciamo, di illegittimità alla base della revoca. La norma sull'annullamento d'ufficio prevede quindi, come dicevamo, la presenza di illegittimità che ricostruiamo dall'articolo 21-octies, cioè i casi di illegittimità del provvedimento amministrativo, l'incompetenza, la violazione di legge o l'eccesso di potere, quindi le tre categorie che vanno a viziare il provvedimento. Come dicevamo, l'altro presupposto sono le ragioni di pubblico interesse e poi il fatto che tutto questo debba avvenire in un termine ragionevole, termine che comunque non deve superare, si diceva, i 18 mesi dal momento dell'adozione del provvedimento, e che poteva essere superato solo in casi eccezionali, cioè quando i provvedimenti sono comunque stati conseguiti, per esempio sulla base di false rappresentazioni dei fatti, nel caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione false o mendaci, o nel caso di condotte che hanno costituito fatti di reato. La novità attiene alla modifica del termine che oggi viene ridotto a 12 mesi, quindi si vuole rafforzare ovviamente la certezza del diritto, potremmo dire anche il legittimo affidamento del privato, che dall'altra parte quindi ora è consapevole che l'amministrazione può intervenire nei confronti di un provvedimento che produce effetti nei suoi confronti in un termine molto inferiore, quindi questo consente anche una maggiore tempestività dell'attività amministrativa, che magari se deve rimediare a errori lo fa in maniera molto più efficiente. E questo, diciamo, ha sicuramente anche dei rapporti, delle correlazioni alla certificazione del silenzio assenso di cui parlavamo, perché non è possibile poi ovviamente annullare dei titoli su cui ad esempio è stata certificata la decorrenza del silenzio assenso, quindi l'amministrazione non potrà, diciamo, dire di non essersi accorta, per esempio, del decorso di eventuali termini. Sulla revoca, ecco, ho specificato, ma vi ho già anticipato, i diversi presupposti rispetto all'annullamento d'ufficio, qualche precisazione semplicemente in questa slide, quindi sopravvenuti motivi di interesse pubblico, oppure il mutamento della situazione di fatto, cioè come è mutata la situazione oggetto di disciplina del procedimento, oppure se vi è una nuova valutazione dell'interesse pubblico. Questo comporta, come dicevamo, poi l'inidoneità del provvedimento a produrre effetti solamente per il futuro ed eventualmente, ecco, rispetto all'annullamento d'ufficio, un'altra, diciamo, differenza è la possibilità che se la revoca comporti dei pregiudizi nei confronti dei destinatari, l'amministrazione poi debba essere tenuta a indennizzare il destinatario, quindi questo solo per precisare qualche differenza con l'annullamento d'ufficio. Io mi fermo, diciamo, esattamente un po' al nostro limite di orario che avevamo per provare a iniziare a vedere le domande che sono state formulate. Noto che sono tantissime, quindi sicuramente non riusciremo a vederle tutte, ma ci riserveremo di verificare anche le altre. Quindi inizio a leggere quelle che trovo e sulle altre avremo modo poi di risentirci. La domanda del dottor Nocco l'avevamo già analizzata prima, era quella che riguardava i termini di interruzione e di sospensione, su cui ci siamo già, diciamo, dilungati. Appresto a leggere l'altra, che è quella della dottoressa Chiara Sella, che ci dice che l'articolo 19 non prevede espressamente la fase di regolarizzazione e di integrazione documentale in caso di SCIA irregolare o incompleta. È giuridicamente possibile avviare il procedimento di regolarizzazione ai sensi del DPR TOT e dello stesso articolo 6, concedendo un breve termine, oppure
questa fase rientra già in una prima richiesta di conformazione dell'attività? Se questo è possibile, i termini possono decorrere dalla data, i termini, dicevamo quelli che abbiamo citato prima, di 60-30 giorni che interdicono le attività dell'amministrazione, possono decorrere dalla data in cui l'interessato completa e regolarizza l'istanza? Allora, questo aspetto è un aspetto che effettivamente, leggendo le norme sull'articolo 19, non è chiaro ricostruire, nel senso che il calcolo della decorrenza dei termini non è effettivamente molto chiaro ed era un problema che si era posto sin dall'inizio delle modifiche. Io direi di tener conto intanto dell'esistenza del principio generale dell'articolo 2,7 che abbiamo citato più volte, cioè la sospensione dei termini per un'eventuale integrazione documentale, un'attività istruttoria, quindi tutto ciò che può riguardare la verifica della irregolarità o della necessità che sia integrata appunto la SCIA in completo irregolare, può sempre rispondere a questo procedimento generale, quindi una sospensione del termine per una sola volta per massimo 30 giorni, laddove viene comunque motivata in maniera idonea, quindi ricorro a un istituto generale, su questo non ci sono problemi. A quel punto è ovvio che ipotizzo che ci sia uno spostamento in avanti del termine, perché è stato necessario comunque svolgere un'attività istruttoria, un'attività di verifica interna degli atti, e quindi diciamo che i termini poi ricominciano a decorrere da quando l'attività istruttoria è stata completata. Quindi da quel termine partono in realtà poi diciamo delle verifiche ulteriori che consentono poi di interdire l'attività. Quindi io sottolineo più che altro la necessità di motivare correttamente le sospensioni dei termini, perché laddove appunto intendiamo utilizzare l'articolo 2,7 come istituto generale, l'importante è motivare questo ricorso con riferimento alla fase procedimentale che si sta affrontando, quindi che ci siano dei presupposti per cui è necessario sospendere il procedimento. Poi a quel punto, se ne abbiamo fatto uso, il procedimento poi non può che riprendere da quando si è conclusa questa fase istruttoria. Leggo poi la domanda della dottoressa Enrica Bozzano, ci scrive: quali sono i termini di legge per la conclusione del procedimento relativo a proposte di piano di lottizzazione presentate dai privati? In questo caso io andrei a verificare la normativa specifica sul tema, sempre con quel ragionamento che facevamo prima, cioè se è prevista una determinata norma sui termini ne tengo conto, perché è una norma speciale che mi dice entro quale termine si deve concludere quel procedimento, altrimenti ricorriamo all'articolo 2 sempre come disposizione di carattere generale, quindi se nessun termine è possibile ricavare da quella normativa specifica di legge sui piani di lottizzazione, se non vi sono nemmeno decreti specifici del Presidente del Consiglio, come abbiamo detto nei casi in cui vi possono essere termini di 90 o 180 giorni, l'ultima chance che abbiamo è quella della clausola residuale dei 30 giorni. Quindi è un'indagine che deve essere fatta con, diciamo, le norme alla mano. La dottoressa Sonia Enrica Piva ci scrive se nella richiesta di permesso di costruire è prevista l'interruzione dei termini con conseguente azzeramento dei termini fino alla produzione di quanto richiesto. Il DPR del 92 prevede che i termini possano essere interrotti soltanto una volta. E così anche per la richiesta di permesso di costruire, per esigenze istruttorie ulteriori rispetto a quelle che hanno determinato l'interruzione, è corretto ricorrere alla sospensione di cui all'articolo 2,7 per una sola volta? Ma io anche su questo mi muoverei sempre con gli stessi criteri di analisi, nel senso che è ovvio che l'articolo 2,7 è un principio generale, io credo, salvo non ci siano interpretazioni giurisprudenziali diverse o prassi diverse, che ulteriormente è possibile ricorrere, sempre laddove
vado a motivare correttamente quella sospensione del procedimento, non è un'attività, abusiva dell'amministrazione per dilazione dei termini. Ma per quanto riguarda la parte iniziale della domanda, cioè torno un attimo su, ecco, sull'interruzione, il DPR del 92 prevede che i termini possano essere interrotti, ecco, sicuramente la disciplina di riferimento è quella a cui dobbiamo, far fede, però lei mi chiede se anche così per le richieste di permesso di costruire in particolare, e questo dipende cosa ci dice la norma sul procedimento di permesso di costruire, cioè anche qui, come abbiamo detto all'inizio, la natura giuridica della interruzione o sospensione del termine, noi la ricaviamo dalla lettura della norma, ma anche poi dall'interpretazione eventualmente giurisprudenziale o di atti interpretativi o di prassi che ci sono state. Quindi non è facile così su due piedi decidere se un termine sia, sia un termine che interrompe o sospende il procedimento. Dobbiamo vedere com'è formulata la norma, perché come vi dicevo, solitamente un termine molto breve viene visto come perentorio e un termine invece più lungo viene visto come un termine ordinatorio, ma questo riferimento non ci aiuta più di tanto perché lo dobbiamo comunque contestualizzare poi all'interno del procedimento. Quindi questo approfondimento non può che essere fatto con una verifica dell'interpretazione che è stata data ai termini del procedimento. Quindi diciamo che nella maggior parte dei casi parliamo di termini che sono termini ordinatori, quindi termini che lasciano un margine di spazio all'amministrazione, anche per quello che dicevamo è l'inesauribilità del potere amministrativo che anche tardivamente può essere comunque esercitato. Quindi in via generale ci muoviamo in termini ordinatori, però dobbiamo fare una verifica che per quello specifico procedimento non vi sia stata un'interpretazione differente. E questo la giurisprudenza potrebbe averlo fatto, per esempio per tutelare interessi che magari ritiene particolarmente sensibili con riferimento a quel procedimento. Allora, ritorno e cerchiamo di leggere anche un'altra domanda. Ho perso l'ordine, un secondo solo. Credo che ci sia quella della dottoressa Giuliana Loi. Se l'istanza protocollata è incompleta o comunque contiene allegati che l'istante aggiorna successivamente, il termine di inizio del procedimento parte dalla data ultima di integrazione spontanea del soggetto? Quindi noi riceviamo un'istanza per l'avvio di un procedimento, ma successivamente, mi pare di capire, l'istante invia dei documenti aggiuntivi. Ci chiediamo, ma se ci ha inviato documenti aggiuntivi, azzeriamo i termini, riparte il procedimento? Allora io direi che l'avvio del procedimento lo calcoliamo da quando è stata ricevuta e protocollata l'istanza. Il fatto che siano stati integrati ulteriori documenti non mi spostano in avanti il procedimento, semmai possono intervenire questi atti ulteriori come presupposto per una sospensione del procedimento a fini istruttori. Quindi evidentemente, per esempio, mettiamo il caso in cui non avrei avuto bisogno di sospendere il procedimento, l'aggravio magari di documentazione rende necessario farlo. Quindi semmai, ecco, l'unica alternativa che io vedo è quella della sospensione, ma non un ricominciare a decorrere. È vero che se poi cambia totalmente la questione ci possiamo anche riflettere, nel senso che se non è un documento integrativo, ma viene modificato proprio l'oggetto dell'avvio del procedimento, beh, a quel punto sì, potremmo riazzerare le cose. Ma sarebbe necessario che l'istante ci abbia sottoposto una questione nuova. Quindi attenzione, se la questione è la medesima, il procedimento resta avviato nella data già individuata e possiamo al limite, se necessario, sospendere il procedimento a fini quindi istruttori.
La dottoressa Daniela Carleo ci scrive quali documenti vanno pubblicati dai SUAP per rispettare la trasparenza. Occorre pubblicazione dei provvedimenti conclusivi? Allora, sugli atti e i procedimenti, relativi ai procedimenti che devono essere pubblicati, io vi suggerirei di rivedere quello che è l'articolo 35 del decreto trasparenza, quindi del decreto 33 del 2013, che dà indicazioni abbastanza dettagliate all'amministrazione di quelle che devono essere tutte le informazioni presenti sul sito. Pensiamo sicuramente in via prioritaria quella che è la documentazione necessaria per la mobilistica, per esempio, per avviare un'attività di segnalazione certificata. E anche qui poi quello che pubblico fa fede, quindi ricordiamoci anche che non potrò mai chiedere al destinatario delle mie attività, documenti o integrazioni, perché sarebbe un aggravio procedimentale che è anche fortemente sanzionato nell'articolo 19, con proprio richiami alla responsabilità disciplinare del dipendente. Quindi la trasparenza di questi atti è proprio a tutela del cittadino. Quindi sicuramente devo indicare anche l'ufficio, gli uffici di riferimento che si occupano dei procedimenti, gli indirizzi mail a cui possono essere contattati. Ci sono tutta una serie di informazioni che l'articolo 35 indica oggetto di pubblicazione. Poi a ciò aggiungiamo che è ovvio che ogni procedimento poi ha delle proprie regole specifiche, cioè è necessario poi pubblicare quelli che sono gli atti che riguardano la conclusione dei procedimenti amministrativi. Quindi anche altre disposizioni poi di trasparenza possono suggerirci indicazioni ulteriori di atti da pubblicare, però sicuramente l'articolo 35 è quello proprio strettamente connesso all'attività dei SUAP. Proviamo con gli ultimi minuti a rispondere alla dottoressa Cristofori Agnese che ci scrive: se l'istanza di parte arriva venerdì pomeriggio e la stessa viene protocollata il lunedì, qual è la data a cui riferirsi per l'indizione della conferenza dei servizi? Massimo 5 giorni dal 25 o dal 28? La riflessione qui è di carattere generale, cioè la protocollazione, abbiamo detto, del documento che dà esistenza giuridica all'atto che viene presentato all'amministrazione. Quindi fino a quando l'istanza, la richiesta, la domanda non viene protocollata, la stessa non è esistente ai fini giuridici nell'amministrazione e quindi non possiamo far decorrere dei termini da un documento che non ha esistenza. Quindi vale sicuramente la regola della protocollazione. Quello che vi dicevo prima come deroghe alla protocollazione, intendiamole riferite al momento solamente a procedimento di accesso civico generalizzato, che ha una ratio sui generis perché vuole soddisfare la richiesta di trasparenza di un cittadino, la richiesta di conoscenza. Quindi vi si va in un certo senso incontro, andando a precisare quel principio per cui se passa molto tempo prevale la ricezione. Ma anche in questo caso 2 giorni di tempo non sono sufficienti a far prevalere la ricezione materiale, perché quello che l'interpretazione di quella disposizione, quello che è l'obiettivo di quella interpretazione, è evitare che si abusi del troppo tempo, ma non di quella che è una, diciamo, tempistica di protocollazione ordinaria o comunque, ecco, che fa parte delle prassi delle amministrazioni. Gianluigi Soldi, allora il dottor Soldi ci chiede: nel caso dei procedimenti di ordinanza di bonifica dei siti inquinati, di competenza delle province, città metropolitane, non vi è una durata del procedimento stabilita dalla norma, tranne casi particolari recentemente introdotti dai decreti semplificazioni. Quindi non ci sono indicazioni di conclusione, di durata del procedimento. Il procedimento volto all'individuazione del responsabile dell'inquinamento potrebbe infatti durare anche anni, in quanto devono spesso essere effettuate apposite investigazioni e indagini, impossibili da prestabilire all'atto di avvio. In questo caso, come mi devo comportare nella comunicazione di avvio del procedimento per indicare un termine? Beh, se il termine c'è, ovviamente il decreto del 2021 ha aiutato sicuramente le amministrazioni ad avere chiarezza, ma se un termine non c'è, a questo punto,
se non ci sono nemmeno atti di regolamentazione interna, perché in questi casi l'amministrazione dovrebbe autoregolamentare magari degli aspetti lacunosi delle norme proprio per consentire poi agli uffici di lavorare correttamente, se anche in quel caso manca, bisogna valutare la rilevanza del procedimento, cioè se come diceva lei è un procedimento particolarmente complesso che già per individuare un responsabile fa trascorrere molto tempo, è ovvio che termini troppo brevi non sarebbe opportuno fissarli. Ma nemmeno termini troppo lunghi, perché l'inquinamento all'ambiente sicuramente ha una rilevanza particolarmente sensibile nell'ambito dei procedimenti, quindi rallentare eccessivamente le attività poi provoca un danno al buon andamento dell'attività dell'amministrazione, ma anche un danno ai destinatari, ai cittadini. Quindi credo che sia opportuno individuare un termine che cerchi di andare a mediare queste esigenze. E qui è necessaria una buona motivazione poi degli atti che vengono emanati, cioè bisogna evidenziare i presupposti sulla base dei quali abbiamo evidenziato magari quei determinati termini, proprio per evitare poi contestazioni anche successive. Quindi qualsiasi interpretazione che va al di là della legge e che ci mette in difficoltà, cerchiamo di colmarla grazie a giurisprudenza esistente o interpretazioni dei ministeri, delle autorità competenti e cerchiamo di motivarla sulla base delle riflessioni che le dicevo, proprio per dimostrare, insomma, la ragionevolezza che si è cercato di garantire con l'individuazione di quel termine specifico. Questo, ecco, è quello che mi limito a dire senza conoscere poi nel merito le difficoltà di questo procedimento. Abbiamo un minuto soltanto che non so se ci sarà sufficiente, quindi vi anticipo sin da ora che al limite selezionerò un po' almeno quelle più rilevanti su cui darvi una risposta. E il dottor Vincenzo Marino, trascorsa la decorrenza dei termini utili a istruire una SCIA, essendo comunque dovuto l'inoltro agli enti di competenza, è possibile inoltrare il procedimento ai suddetti enti? Nel caso in cui la documentazione sia incompleta, è possibile sospendere il procedimento con una richiesta di integrazione e concluderlo con esito negativo? Poi c'è una precisazione sui procedimenti ambientali, istruiti dopo i termini stabiliti, dove l'istruttoria della pratica è di un ente terzo. Mi sembra abbastanza complessa la domanda e anche abbastanza lunga. Io su questa non mi soffermerei perché avrei veramente difficoltà a poter fare un ragionamento di senso compiuto in poco termine. Quindi direi che possiamo fermarci qui e rimandare poi l'analisi delle domande in separata sede. Moltissime grazie dottoressa De Rosa per la presentazione che è stata apprezzatissima dai nostri numerosi partecipanti. Ringrazio i partecipanti per aver contribuito così attivamente ai lavori della giornata con domande che sì, probabilmente prevederebbero almeno altri 4 o 5 webinar per la risposta, visto la complessità e anche l'ampiezza degli argomenti che toccavano. E comunque noi ci riserviamo, come ho scritto già in chat, giriamo alla relatrice le domande così che possa avere anche contezza della quantità e del tipo di quesiti posti. E dopodiché ovviamente troveranno non solo risposta, ma verrete informati se sarà opportuno o valutiamo che sia opportuno, non abbiamo ancora la misura della dimensione del file, di come la dottoressa De Rosa intenderà dare risposta a queste domande, però comunque vi daremo comunicazione per email del modo in cui ovviamente avrete accesso alle risposte, perché non intendiamo lasciare in sospeso tante, tante cose. E detto questo, vi ricordo che la registrazione e i materiali presentati saranno disponibili già dal pomeriggio. Vi ho messo l'indirizzo, ma è esattamente la pagina da dove vi siete registrati. Quindi, come per i webinar precedenti, anzi, se alcuni di voi mi pare siano
siano arrivati così per la prima volta ai nostri webinar, ma trovate in calce alla pagina i riferimenti e i link ai webinar precedenti, quindi se ci dovessero essere argomenti di vostro interesse, anche per quelli trovate registrazione e materiali presentati. Questo era, come detto all'inizio, l'ultimo webinar di questo microciclo, ma stiamo riprogrammando le attività per il mese di marzo, ne avrete notizia su MTPA, quindi continuate a seguirci. Ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio la dottoressa De Rosa. Detto questo, io vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a presto. Grazie. Grazie Monte, Grazie buona giornata. dottoressa, grazie a tutti, buona giornata.